Io vorrei capire una cosa, com'è che tutti quando aprono un mio video lasciano il like tranne te? Tu ancora non l'hai capito, sicuro che non l'hai capito. Ma non ti preoccupare, perché ora ci penso io a spiegartelo. Anzi, ci pensa Squee, Squee. Dai, forza, spiegagli qua l'amico mio come si fa. Avanti, gira il telefono, dai, giro, giro. Ecco, bravo. Adesso, prima di tutto, devi cliccare dove c'è il pollice all'insù. Questo si chiama tasto del like. Pigia lì, pigia. Pigia, però, pigia. E adesso devi controllare se c'è scritto iscriviti. Lo vedi quello iscriviti? Beh, ma non lo vedi? C'è scritto iscriviti, questo. Ecco, clicchi lì, quindi iscriviti. Ecco, a posto. E adesso vedi sulla destra che è spuntata la campanella. Lo vedi sulla destra? Beh. Sulla destra, non sulla sinistra, sulla destra. Clicca pure lì, pigia, pigia. E adesso devi fare tutte, lo vedi che c'è la scritta tutte? Non tutto telefono, tutte, c'è, oh, tutte. Ma dico io, ma ci vuole tanto, ce l'ha fatta pure lui. Ed eccolo qui, Crepuscolo Mascherato, il nuovo set uscito proprio oggi 24 maggio. E questa è l'ennesima dimostrazione che Pokémon sta facendo un lavoro magistrale. Questo perché non essendoci né il Pikachu né il Charizard di turno, all'interno troviamo delle artwork assurde. Non sto parlando soltanto delle fuoriserie come questo Infernape che è completamente fuori di testa, no? Sto parlando anche delle comuni. Guarda questo Vulpix disegnato da Sousou, ma che gli vuoi dire? O questo Leafeon di Kuroi Mori, ma ti rendi conto di cosa parliamo? Trovatemi un set che non sia Pokémon con artwork del genere su carte comuni, trovatemelo e comincia a collezionarlo, trovatemelo. Noi che amiamo davvero i Pokémon, quando sbustiamo non stiamo cercando soltanto la carta più costosa, no. Noi cerchiamo Sato, cerchiamo Kariya, Kaiama, guarda qua, guarda, Neji, ma che è sta roba? Perché noi cerchiamo delle vere e proprie opere d'arte, non dei semplici pezzi di carta, mettetevelo in testa. E se anche tu vuoi collezionare carte Pokémon, ti consiglio di acquistare sul Federic Store. Utilizza il codice SGWAIN per avere il 5% di sconto su tutto il carrello e ricevi in omaggio una delle mie tantissime carte autografate. Guarda qua quante ce ne stanno, guarda, una più bella dell'altra. E non vale sui prodotti già scontati. Ma in quest'ultimo caso, se vuoi comunque ricevere la carta omaggio, ti basterà aggiungere nel carrello un qualsiasi prodotto non scontato, anche uno molto economico, e così potrai utilizzare il codice. E adesso che siamo belli carichi, sbustiamo. Ma tu ci credi che mi stavo dimenticando di averne già aperto uno nello short? Mannaggia a me, guarda qui che bellino. In cui abbiamo aperto già 5 bustine, abbiamo pullato qualcosina. Se ancora non l'hai visto, ti invito a guardarlo dopo che finisce questo video, però con calma. Prima di tutto godiamoci le nuove artwork: Ursaluna Luna Cremisi, Ogerpon Maschera Turchese, Dragapult Terra Crystal e chiudiamo con Sincha. Cia cia cia. Che? Della Sincha. Ma sempre cia, una ritrova questo, basta. Della Sincha. E io direi di cominciare proprio da lui. Ragazzi, non so se voi siete andati a guardare su Pokélector la lista delle carte. Guarda, guarda come si comincia con Comiglia, guarda che vinipid. Di un surrealismo incredibile. Poi abbiamo Aaron, illustrato da Gapao. Mamma mia, Senshu di Kaiyama, illustrato con la tecnica del puntinismo. Guarda qua, questi sono tutti i puntini messi assieme che formano l'immagine. A me sta roba fa impazzire proprio. Chansey di Yogonosuke, molto carino. Poi abbiamo Snorlax e dice: oh, ma che vuoi? Me fai dormire o no? Di Gunjima, bellissimo. Morpiko di Kodama, bellissima, con dei lineamenti molto morbidi che ti trasmette pace e serenità. Continuiamo con Rubra di Kantaro. Proseguiamo con Maschera dell'Orco, con le quattro maschere del nostro Ogerpon Primo Reverse. Ma perché già ho visto la Holo senza aver visto la Reverse? Guardate che spettacolo questo Gurdur di Kusube. Dà l'idea di essere sulla cima di un podio, bellissimo. E chiudiamo con la nostra prima Holo Alakazam, disegnato da Tomi. Guardate la luna, gli alberi, tutti i colori molto accesi. Ma quante carte abbiamo in questo set? Per l'esattezza 226, di cui 59 sono le fuoriserie. Quindi direi un set né troppo grande né troppo piccolo, nella media. Iniziamo con Livi di Satoma che si sta riparando dal sole, molto carino. No vabbè. Che cosa ho appena visto, regà? Ma questa non c'ha senso. Osservate attentamente. Phantump che si riconosce in questo tronco, quasi che lo vuole abbracciare. E da questo tronco stanno crescendo due rami, proprio come nella sua testa. E non è finita qui. Guardate qui i colori dell'acqua, la luna che si specchia perfettamente al centro fra le due montagne.
e questa l'hanno fatta comune. Perché non me l'hai fatta illustrazione? Perché? Se cominciamo così io mi sento male. Slugma di Gapau ripreso dall'alto con uno stile molto surreale, come se fosse un cratere, lui dentro questo cratere, bellissimo. Andiamo avanti con Swirlix di Komayama, molto bello. Scolipid di Shiburingaru, mi piace molto questa ripresa dal basso con tutto il veleno attorno, bellissimo. Poi abbiamo Bellybolt, molto particolare. Illustrazione di Nakai, molto stilizzata, ci piace. Poi abbiamo il flauto d'accompagnamento Ribbon Reverse. Chiudiamo, no, non chiudiamo, andiamo avanti con questo Ninetales. Spero che riusciate a vederlo, ma c'è l'effetto della traccia tutta attorno a Ninetales che sembra quasi un'aura, è spettacolare. E adesso chiudiamo per davvero con... è una semplice Terracrista. Ogerpon Maschera Fondamenta EX Terra Crystal. Ma un nome più lungo? Le comuni e non comuni artisticamente una bomba. Arriviamo alla EX, che è sta cosa? Però è comunque un pull, noi facciamo il Master Set e quindi ci va bene, ci manca. Proseguiamo con l'altra artwork, Ogerpon Maschera Turchese. Cominciamo con questo Helioptile di Kayama, molto cute, bellino. Poi abbiamo Finizen. Vi rendete conto di quanto sono fatti bene questi raggi del sole che penetrano l'acqua e vanno addosso a Finizen? Che meraviglia. Responsabile, meglio niente, Glimmet, carino. Illustrato da Tanaka. Poi abbiamo Milotic, illustrato da Akitsu, bello, però mi ricorda già qualche altra artwork di questo Pokémon. Poi abbiamo Ariados, che sta tessendo la sua tela. Ribbon, allenatore. Mamma, mamma. Io quando vedo le artwork di Kanda non riesco a rimanere così impassibile, non ce la faccio. Mi piace molto questo stile surreale dal contrasto elevato. È quasi ipnotico, non riesco a smettere di guardarla, vi giuro. Ma che abbiamo? Regà, non ci credo, già illustrazione speciale così? Non ce la posso fare, fammi vedere. Subito, subito. Vediamo chi è. Ma proprio quella che volevo! Ma quando mai? Ma che cos'è? Ma poi che è una fissazione con queste maschere fondamenta? Sinceramente mi dispiacciono un po' queste illustrazioni speciali realizzate così. Le avrei volute vedere diverse. Sicuramente queste sono carte che costeranno perché nel competitivo verranno utilizzate e quindi c'è quello che le vuole tutte alternative, c'è sempre. Guardiamo il lato positivo. Dobbiamo fare il Masterset, ci manca anche questa e quindi ci va bene. E chiudiamo con uno Zapdos olografico. Illustrato da Gossan, molto cartone animato direi. Sì. Continua con Ursaluna Luna Cremisi, proprio perché a noi piacciono i nomi corti e quindi Ursaluna Luna Cremisi ci sta. Mamma che strano sto Fibas. L'attaccatura della pinna dorsale la ricordavo un po' più stretta. Vi metto un'immagine qua sotto di Fibas, è più triangolare la chiusura, no? Qui sembra quasi, non so, un rettangolo. Però molto bella l'inquadratura, ci piace. Girafarig che abbiamo già visto. No! Mi hai toccato proprio diretto al cuore. So, amore mio. Guarda qua che pennellate. Questa carta ti trasmette emozioni e non puoi dire che non è vero. A me dispiace, mi ho già deciso. Questa è la comune più bella di tutte e sette. La più bella. Questa si manda a gradare, prende 10 e siamo tutti felici. Il Froki dell'amori, la nostra modellatrice d'argilla. Almeno una carta dell'amore in ogni set ci deve essere. O è un'istituzione, c'è poco da fare. Sacco ferreo di Nagimisu che sta scendendo da una montagna tutta birra. Vai, Bedrumi, non ti fermare. Carino. Carino. Poi abbiamo Probopass, direi molto geometrica come illustrazione, che per un Pokémon come Probopass ci sta, illustrato da Okubo. Andiamo avanti con Love Ball, bellissima. Trevenant, che imponente! E con questa inquadratura sembra ancora più grande, bellino. Poi abbiamo Chandelure, che non ci dispiace. E chiudiamo con Foglia Ferrea del maestro Arita. D'altronde, illustrazione molto realistica. Guardate qui il paesaggio, quanto è fedele alla realtà. Ripartiamo. Altro Sinistra. E la prima carta è un Lampent. Illustrazione molto tetra e sinistra di Rond. Ci piace assai. Poi abbiamo Paul Chagist. Anche lui come Ogerpon debutta in questo set. Con il suo cucchiaio di bambù. Poi abbiamo Ducklet. Di Shibuzo, bellissimo. Anche lui sembra disegnato con i puntini. Poi abbiamo Ninetales, che abbiamo già visto. Dai che iniziano le doppie. No, Cramorant. Detto anche Pavarotti, che cos'è? Un cantante lirico. Di Okacheke, molto particolare, apprezzatissimo. No raga, ma questo è un Nigiri, non è un Tatsugiri. Il pesce sopra, sotto il riso. E poi c'è pure la foglia. Spettacolare questa di Jerky. Poi abbiamo Fairy Giraffe, illustrato da Duke. Come vedete c'è molto vento, troppo vento. Un altro Poltergeist a sto giro di Gunjima. Poi abbiamo Finizen, che abbiamo già visto.
e Fezan dipiti, illustrato da Saitu. Niente, niente male. Tutto molto bello, ah! Ma come si sta aprendo sta bustina? Ma solo io le apro le bustine così. Mamma mia, che sensazione brutta. Quando si toglie questa plastica superficiale, la bustina rimane tutta incollosa, orribile, non si può toccare. Stavo dicendo, tutto molto bello, ma la carta illustrazione dov'è? Che cosa fa questo Tangela di Kegami? Raccoglie fiori, che bello. Poi abbiamo Clefairy. Ultimamente stanno sfornando delle art di Clefairy pazzesche. Finalmente anche la nostra Nishida con questo Shinx. Con il suo stile molto rotondo, i suoi colori chiari. Bello, bello, bello. Si continua con un altro Polchagaze che abbiamo già trovato. Heracross. Perché ci hanno fatto l'occhio storto? Scusate, non ho capito. Illustrato da Aoki. Va bene, no vabbè. Entrambe le art di Finizen sono spettacolari. Qui che salta con il tramonto di sfondo, spettacolo. Ventilatore portatile. Oranzio, no Orazio, Oranzio. Che bellini questi disegni appesi sulla parete. Oh, e me lo dici così, Timur, illustrazione! Guardate che profondità ha quest'artwork. Come vedete, il punto di vista di chi sta osservando la scena è bello alto. Quindi riusciamo a vedere tantissime cose. Questa è una vera e propria impresa edile aiutata da Timur e Gurdur. Carta stupenda e chiudiamo con Tengle. In uno scenario direi quasi apocalittico. Mi fa paura, tu giuro. Per la cronaca, sto facendo un po' fila di destra e un po' fila di sinistra, quindi non sto cambiando più niente. Carino questo Pinsir di Yogonosuke. Poi abbiamo Growlithe di Sui. Molto strana questa illustrazione. Non sembra che lui stia saltando, ma sembra proprio sollevato da terra, sospeso in aria. Boh, particolare. Poi abbiamo Monferno attaccata alla liana, perché lui rimane comunque una scimmia. De fuoco, ma sempre una scimmia. Illustrato da Skov. Poi abbiamo... Regà, ma questo è bestiale. Diegawa. Solitamente disegna dei Pokémon molto arrabbiati. Ma a sto giro questo Nosfas è una Pasqua. La sto avvicinando il più possibile per farvi ammirare il livello di dettaglio. Guardate. Questa carta è veramente assurda sotto ogni punto di vista. Mamma mia, queste sì che so bombe, regà. Un colpo al cuore! Il Leafeon di Kuroimori! Che stanno usando questi fiorellini! Ma guardate proprio la linea, il suo tratteggio, l'ha fatto proprio slanciato! Ma che devo aggiungere io? Che devo aggiungere? Andiamo avanti! Questa mi ha completamente rapito. Swanna di Moeya. A me piacciono troppo le artwork con questi colori così vividi. Bellissimo. Poi abbiamo Glimmora, anche lui tanta roba. Illustrato da Yasukuni. Poi abbiamo Applin, classico, a fianco ad una tazza di mele. Però molto belle le ombre, guardate attentamente. Andiamo avanti e troviamo un Seaking ripreso dall'alto, che sta nuotando in questo laghetto. Classico pesce rosso nello stagno con le ninfe, bellissimo. E chiudiamo con un altro Fezan di Piri e basta. Ma noi vogliamo trovare almeno una full art. Almeno una full art l'abbiamo trovata. Abbiamo trovato l'illustrazione. L'illustrazione speciale. La full art non ma dai. Ma devi dare. Tremenant. Bello questa emolga. Di Yukichi. Semplice, stilizzato, niente male. Frogadier. E anche qui devo dire bellissimo lavoro in questo specchio d'acqua. Continuiamo con Illumis. Aspettate, perché per spiegarvi questa dobbiamo trovare Volbeat, che ancora non ho trovato, quindi speriamo. Poi abbiamo Morasia. Insomma, Diplin, la mela caramellata, CU, molto bello. Inquadratura simile a quella di Seaking, dai. Però questo è un Pokémon molto più fiero. Poi abbiamo Scolipid, Frogadier, già visti entrambi. Ah, hai visto che l'ho chiamata la full art? Hai visto che l'ho chiamato Luxray EX? Ragazzi, avete ragione, le full art sono le uniche che hanno lasciato così. Non può essere una comune più bella della full art, non può essere. Carino, per carità, carino, ma non mi dice niente. Fra l'altro anche fortemente decentrato, ma vabbè, pazienza, l'andiamo a mettere da parte. Cioè, veramente, Stursaluna pare uno zombie, pare. Mamma mia. Vediamo cosa troviamo da questo pacchettino. Non so se ci avete fatto caso, ma quasi tutte le bustine che abbiamo aperte in alto a destra avevano sto difetto. Ma perché? Che bella questa artwork! Riuscite a notare anche voi che questa rovina ha una forma molto simile a quella di Heliolisk? Questi dettagli ci piacciono. Poi abbiamo Ducklet, Emolga. Bellino questo Chimchar! Sono delle illustrazioni apparentemente molto semplici, ma che piacciono tantissimo. E non è la prima volta che leggo Nisota Niso e poi mi ritrovo davanti un artwork di questo spessore. Senslash che sta scavando dentro una grotta, spettacolo. Luciano Darmanitan di Okubo, lo stesso che ha disegnato il Probopass. Poi abbiamo il Twaki Reverse, non male.
Oh, questo sì che ganzo. Skarmory Reverse di Toy 8. Questa è bella, ma bella per davvero. E chiudiamo con una EX. Spineferra EX. E ti dirò, non mi dispiace. E ovviamente per guardarla bene dobbiamo farla brillare, no? Andiamo avanti ancora con un altro pack. Superlativa quest'arte di Nisimono. Gioco luci ombre eccezionale. Capolavoro questo Tadbull. Poi abbiamo Applin Flabebe di Yukiko Baba. E lei praticamente è la regina delle arti stilizzate. Andiamo avanti con Litwick, bello anche lui. Di Tsuruta, ma guardate che belli riflessi sui cristalli. Vedete la cosa bella di Pokémon? Cioè tu puoi sbustare. Ma anche se non trovi niente. Ma non trovi niente, un piffero. Comunque qualcosa la trovi. Trovi delle art pazzesche. Slurpuff di Mingo in una pasticceria. Poi abbiamo Lita, sempre questa macchina fotografica a mano, mamma mia. Poi abbiamo Dracloak, molto carino. Growlithe di Sui, che abbiamo già visto. E si chiude con Tinglu. Ancora. Volbit non l'abbiamo trovato, non va bene così. Ve le faccio vedere a schermo. Guarda qua che spettacolo, guarda. Un'immagine unica, è uno spettacolo. E nel frattempo che io vado a registrare il prossimo video, perché ancora abbiamo tantissime altre artwork da trovare, tu che fai? Non te li vai a recuperare questi due video? Non sia mai, beggio mio, non sia mai. Uno più bello dell'altro. Lascia fare a me, vai, tranquillo.